brano. Secondo brano è la sonata di Francesco Lango. Lango fece parte dei presenti, formati intorno alla figura di Erich. Dopo la morte di Erich, in Lango si sente quel vitalismo dadaista ed avanguardista che l'aveva caratterizzato per le opere. La seconda parte della vita artistica di Lango fu caratterizzata da un'attenzione stimolata e moderata, e soluzione di artistica alternativa. Dopo il brano di grande contemplato. Thank you.
breve intervallo di 2 minuti. Vorrei aprire due parole sul mio pezzo. Il pezzo ha un doppio titolo, come avete visto nel programma, perché casualmente, forse casualmente, non si sa, le prime due battute del brano sono uguali, però con trasportate di semitono, in celebre pezzo di Brahms, l'opera 119, un intermezzo, per cui ecco lì il doppio titolo, doveroso verso il compositore che io amo tanto. La seconda idea musicale, che sicuramente vi rendete conto perché cambia totalmente l'atmosfera, ricorda alcuni passaggi della quarta sinfonia di Brahms, quindi a questo punto è stato doveroso inserire il secondo titolo. No, va bene, ormai è
Ascolteremo è la première rhapsodie di Claude Debussy. Appunto questo brano è una rhapsodia che si caratterizza da essere un movimento unico e si pone fuori dagli schemi tradizionali della musica del tempo. Buon ascolto.
prossimo brano è un brano di Jean Francais, ed è eseguito da pochissimi clarinettisti in Italia, e qui ne possiamo mandare uno. Buon ascolto.
ringraziarvi, io lo faccio a nome del collega per averci ospitati, sperando che abbiamo lasciato un bel ricordo e intanto un'ora piacevole. Io vi voglio salutare personalmente, sono casertano e sono onorato di stare nella vostra terra. Grazie.